il nostro grande Paolo Fava. Piano, applauso. Appena accennato. Grazie. Paolo Fava. Grazie. Non le dispiace se mi do una raspatina. Perché una raspatina? No, lei mi ha paragonato a due scomparse. Sì, vabbè, che c'entra, però. Se mi deve paragonare proprio a qualcuno, preferisco, insomma, altri personaggi. Altri personaggi? A chi vorrei essere paragonato? So, Buddha, Vesnu, Giove, Dalai Lama, una divinità qualsiasi. Senta, vabbè, che sta facendo in questo periodo? Beh, sto tenendo un corso all'Accademia della Tromba. Per far capire. Cosa ha detto? No, c'era una R in meno, però vabbè. Capire? Lei lo sa. Sì. Il motivo per cui ho scelto di fare jazz è perché non per ci questa, sono... grazie a questa R che non ho. Perché ho detto, jazz. Che genere faccio? Se dico rock and roll, non mi viene male. Wagga, niente da fare. Rap. Niente. Esatto. Allora ho detto jazz. Jazz che non ci sono. Ricordiamolo questo. Sì. Allora dicevo grazie che sta tenendo questo corso all'Accademia della Tromba per far capire il jazz al giovane. Come si chiama il corso? Non capisci un jazz. No, ho capito. Ci sono altri insegnanti? Ma sono tanti, sono il fiofio. Il fiofio tutti veri, del jazz. C'è Mino Cinelu, Fausto Ferraiolo, Gary Barz, Astro Gilberto, Riccardo Brazzale, poi c'è Achico Iano, Pino Cacozza e Orazio il Negro Hernandez. Senta, ci delizia le orecchie con qualche sua composizione? Sì. Sentiamo. Questo è un brano che io incisivo, è uno dei periodi più dolorosi della mia vita. Più dolorosi? Subì un incidente in bicicletta. Un incidente in bicicletta dopo, e poi dopo sono... l'ospedale. Sentiamo il brano di Paolo Fava. Mi dà un sol minore, settima diminuita. Sol minore, settima diminuita? Sì. Basta così. Sentiamo. Prego. Questo è il brano di uno dei periodi più dolorosi della sua vita. Incidente in bicicletta. Ecco. Si sente tutto il dolore nel brano. Proprio si sente. Proprio grande composizione. Come si intitola il brano? Senza Sellino. Grazie a Paolo Fava.